E voglio chiedere, siccome Schiesari era con qualche preside, mentre là aumentano le questioni che ci dobbiamo porre sulla lavagna, poi mi piace anche la questione trasporti, anche su quello voglio sentire Celotto, però chiedo ad Alessio se lì i presidi, gli insegnanti, vorrei sapere se loro ti hanno detto che avrebbero ritardato volentieri qualche giorno oppure no. Alessio. Sì, Tiziana, la risposta è no. Ti farei parlare con Mario Ruscone, che è il preside di questo istituto, dell'istituto Pio IX, che ci stava parlando di questo e in generale del fatto di utilizzare le scuole per, come seggi elettorali. Noi avremmo gradito, lo chiediamo da almeno 15 anni, che le scuole non siano adoperate come seggio elettorale. È una cosa abbastanza, mi permetto di dire, insensata. Ci sono le caserme, ci sono tanti locali esterni, perché aprire la scuola, poi doverla chiudere, poi riaprirla e così via, Sì, è poi con le un sanificazioni che defatigamento si della scuola moltiplicano, stessa. no? Non ho Con le sentito. sanificazioni che si moltiplicano in questo Si periodo. moltiplicano le sanificazioni, però anche dopo, diciamo, un anno come questo tremendo, con Certo. i ragazzi che non vengono a scuola più da fe fine febbraio, mandarli a scuola alcuni giorni, poi farli tornare a casa, farli rimandare a scuola, che se ci fosse il ballottaggio ancora peggio, noi riteniamo che sia una questione che andava risolta ben presto. Perché no, è ragionevole quello che ci dice.